Red Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival. Soy Antonio Becker e sto qui con il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden. Ahlan bikum fi Red Film Radio. Fred, the festival experience in 23 languages. Giovedì mattina, buongiorno e benvenuti anche oggi al The Soup of the Day, il nostro appuntamento del mattino su Fred Film Radio. Ogni giorno, ogni mattina alle 10 siamo qua per tenervi compagnia per un po', e anche questa mattina insieme a me ad aprire lo spazio di oggi c'è Angela Prudenzi. Ci sei? Ciao, eccoci. Certo che sono. Sempre al Lido? Sempre là, vero? Sempre al Lido. Non mi spostate da qua. Allora, almeno per il momento. No, va bene. Ma noi siamo contenti, guarda, siamo contenti che tu stia dove vuoi essere, dove stai bene, dove stai comoda. L'importante è che ci sia una connessione per noi, che è l'unica cosa che ci interessa. Ecco, quella è traballante però, sai che insomma, le isole e il Lido di Venezia è un'isola, ricordiamolo, sì. È sempre un po' così più accidentata. Cioè, vabbè, sì. Allora, cominciamo intanto col dire che oggi è il 18 giugno e che è il compleanno di un sacco di persone e anche del mio amico Ugo De Carvaglio. L'ho messo lì tanto perché so che ci ascolta sempre, per cui mi fa piacere fare gli auguri anche a lui. Ma è anche il compleanno di una mia amica, potrei dire, magari, della Carrà. Oggi la Raffaella Carrà compie chi lo sa quanti anni, non si dice perché non è elegante, però direi che comunque potrei dire che la Carrà ha giurisdizione in questo spazio, perché è stata anche un'attrice. Ma certo, lei ha esordito come attrice, assolutamente, insomma, noi adesso ce la ricordiamo bella, bionda, come dire, danzerina in televisione, ma lei ha cominciato lavorando con Mario Bonnar, con Guido Malatesta, Alessandro Blasetti, insomma, e poi ha avuto anche delle esperienze fuori d'Italia, ha lavorato in un film che si chiamava Il colonnello von Ryan anche con Frank Sinatra, insomma, mica parliamo, parliamo di insomma. Non era bionda però. Non era bionda, e anche nel caso Venere privata di Yves Boisset, insomma, ha girato anche dei film con dei registi all'estero, cioè, poi ha trovato la sua strada per nostra fortuna, perché noi amiamo la Raffaella, quella televisiva, quella no, che ci fa aprire il cuore quando la sentiamo cantare, quindi non la rimpiangiamo come attrice. No, anzi, diciamo che le è andata bene a optare per la televisione, sì. Infatti. Allora, per cui tanti auguri anche alla Carrà e tanti auguri invece ad una ex bellissima, Isabella Rossellini. Beh, questo brutto dire ex bellissima, veramente Bruzzi, scusatemi, mi scusi la Rossellini, però insomma c'è stato un momento in cui, quando era la così il volto di Lancôme, che era bellissima, no? Certo, era stupenda, adesso è una era signora, Lancôme, credo, insomma, non sono sicuro. Era Lancôme, sì. In un primo momento, quando lei compì 40 anni, la licenziò in tronco perché ormai non andava più bene, salvo poi tornare sui loro passi, perché hanno capito che anche in tema di bellezze e di cosmetici legati al mondo delle donne, l'età non contava più, perché si vendono molti più prodotti alle donne che hanno superato i 40 che non a quelle che li hanno di meno, e quindi è cambiato molto. Infatti, anche qui l'idea della bellezza inclusiva negli ultimi anni, per fortuna, no? E infatti, quindi insomma, no, non si pensa più a una donna bella in termini di età, ma per quello che è, per la personalità, per la classe, insomma, e Isabella Rossellini tutte queste cose ce l'ha, grande intelligenza, è stata in grado di regalarsi una carriera internazionale, non solo come modella, fotografata dai più bravi fotografi del mondo, insomma, ma anche come imprenditrice di se stessa, quindi insomma una carriera cominciata quasi per caso, perché lei si è avvicinata al mondo dello spettacolo chiamata da Renzo Arbore, che era un amico, l'aveva chiamata alla televisione italiana, ma sai che io me la ricordo fare delle interviste.
Sì, sì, me la ricordo, che faceva delle, come tipo delle corrispondenze nell'altra domenica, credo che fosse. Sì, sì, dagli Stati Uniti. Infatti, sì, sì. Mi aveva sempre colpito anche per la sua R moscia. Però era brava anche in quel ruolo lì. Era molto brava. Sì, sì, era molto brava. E anche come attrice devo dire che in alcuni ruoli secondo me se l'è cavata molto bene. Insomma, credo che fra tutti il più conosciuto sicuramente è Velluto Blu, indimenticabile, insomma. Era così bella. Poi ti ricordi che ci fu quella polemica perché lei si era fatta vedere nuda e molti l'avevano attaccata perché aveva appena avuto un figlio e quindi il suo corpo non era perfetto. Anche in quel caso lei rivendicò il fatto che, insomma, che il corpo delle donne dovesse essere esibito così com'è. Donna veramente intelligente, ecco, una di quelle che ha fatto bene alla causa femminista, portando avanti il proprio lavoro, la propria professione, non con delle battaglie di facciata, insomma, ma facendo vedere che cosa può raggiungere una donna. Mi piace molto Isabella Rossellini, si è capito? Comunque, sì, ma anche come scelte, no? Ha scelto dei film, ma molte volte anche piccoli, indipendenti, che però, insomma, avevano sempre una loro particolarità. Mi viene in mente per caso un piccolissimo film che avevo visto alla settimana della critica di Venezia, ma tantissimi anni fa, non so se era il periodo in cui c'eri tu, nel 2002, si chiamava Roger Dodger, ti dice niente, te lo ricordi? Era proprio un piccolo film, però insomma lei... Sì, mi dice qualcosa, mi dice. Però forse non c'eri tu in quel periodo. No, io non c'ero in quell'anno, sì, però è vero. E poi aveva fatto anche... A Cannes. Sì, però anche poi titoli come Big Night, se ti ricordi. Sì, sì, sì. Ma anche Two Lovers, che era a Cannes qualche anno fa, quello di James Gray, aveva fatto un film di James Gray. Sì. James Gray. Sì. Ma tanti. Inutile dirlo che, insomma, non abbiamo ricordato, però che figlia d'arte, no? Di due genitori che insomma tutti dovremmo la storia sapere. D'amore più voglio dire conosciuta al mondo tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Ah, perché Rossellini aveva lasciato oddio, no, non mi ricordo questa cosa qui. Come era successo? No, Rossellini era in quel momento aveva una relazione con Lana Magnani, mentre Ingrid Bergman era sposata con un medico svedese. Sì. Però lei aveva visto i film di Rossellini in America e aveva capito il genio di Rossellini e gli scrisse una lettera dicendo che avrebbe voluto lavorare, non era proprio così lì, se un domani volesse mai lavorare con un'attrice svedese che parla bene però l'inglese e che in italiano sa solo dire una cosa tipo ti amo, sono qua, ecco, era là. Da lì è nato un grande tutto. Amore e nato tutto, sì. Che belle queste storie, no? Che poi lei quando ha cominciato invece a fare i film con Rossellini, quei film lì hanno avuto pochissimo successo allora, vero? E lei è stata anche ostracizzata, insomma ci ha messo parecchio a ritornare a Hollywood, perché Hollywood non l'aveva perdonata, insomma, per questo suo, quello che veniva considerato un tradimento. Vabbè, direi che ricordiamo ancora un compleanno, perché a parte che è una produttrice talmente famosa per il franchising, come lo chiamano adesso, di James Bond, ovvero Barbara Broccoli. Facciamo gli auguri anche a Barbara Broccoli, che insomma sarà anche un po' in ansia perché è un film pronto che doveva uscire a marzo e che forse uscirà a novembre, vero? No, esce il 12 novembre. Ora speriamo che non ci siano ancora ritardi. 12 novembre a Londra e dopo una settimana negli Stati Uniti. Il resto dell'Europa e del mondo non so se si allinea l'Europa a Londra o se si allinea agli Stati Uniti. Io spero a Londra perché il 12 pomeriggio sono lì. Io ogni episodio di James Bond che esce, io vado il primo giorno pomeriggio subito. Non reggo, non ce la faccio, devo proprio precipitarmi. Scusami. Quindi, Santa Barbara Broccoli. Comunque, Santa. Albert, che era il padre. Si chiama Santa Barbara la madre, veramente?
No, santa era proprio Santa Barbara, così. il santo Albert, che è il padre, sì, che ha, sì, come dire, okay, iniziato la. Comunque lei, la, insomma, è stata brava, sangue, perché ha portato avanti bene l'invenzione del padre, e anzi è ancora riuscita a farlo crescere ancora di più, perché il successo degli ultimi film James Bond ha fatto degli incassi mostruosi che non erano mai stati Che abbia, come dire, abbia azzeccato alcune cose davvero giuste, perché ad esempio ha dato il ruolo a Daniel Craig, che non era proprio la scelta più scontata che si potesse immaginare, e ha anche chiamato Sam Mendes, insomma, a dirigere Skyfall e poi Spectre, insomma, scelte intelligenti, insomma. Quindi adesso siamo qua che attendiamo l'ultimo capitolo con Daniel Craig, perché ha detto che dopo di questo veramente basta, e diretto da Cary Fukunaga, uno che ha, come dire, c'ha un regista maschio, quindi insomma, mi aspetto meno toni così pensosi e un po' oscuri, filosofici quasi, messi in campo da Sam Mendes, per qualcosa di più forte. Vedremo. Va il bene. 12 novembre. Allora, io direi di chiudere qui il nostro primo intervento di oggi, e visto che abbiamo parlato di lui, ascoltiamoci la colonna sonora. Arriva Billie Eilish con No Time to Die. The Soup of the Day di questo giovedì mattina, abbiamo parlato poco fa dei compleanni, però magari ricordiamo anche il compleanno di un grandissimo critico cinematografico che non è più con noi, che però era nato il 18 giugno, che si chiamava Roger Ebert, e sicuramente la Prudenzi se lo ricorda. Beh, non mi ricordo lui personalmente, però mi ricordo i suoi libri. Mi ricordo i suoi libri perché lui è stato il critico che ha per primo dato vita alle raccolte delle recensioni. Per cui se tu volevi capire se un film valeva la pena o meno di andare di vederlo quando ripassava in televisione, ce li dovevi avere i suoi libri, che sono stati tanti. Ha collezionato una serie di libri che si chiamavano The Great Movies 1, 2, 3, 4, ma anche il Movie Yearbook, e anche là trovavi anno per anno i film usciti, insomma, certo, erano una sorta di guide, le madri di tutti di tutte le guide, insomma, la madre dei Mereghetti, dei Farinotti, dei Kesic, cioè, insomma, prima di tutti questi sono stati i libri di Roger Ebert, che peraltro ha vinto anche il premio Pulitzer per la critica cinematografica. Infatti. Insomma, vedi che anche a volte anche i critici a te piacerebbe vincere il Pulitzer? Secondo me è in denaro? Ma come sei venale. Dovrebbe interessarti più che altro per l'onore, per il riconoscimento della tua preparazione, della tua cultura cinematografica, del tuo senso critico, non per il denaro. Comunque credo Comunque se non è in denaro, punto al Nobel, perché lì è sicuro che i soldi ci sono. Vabbè, allora, in attesa che Angela Prudenzi vinca il Nobel per la critica cinematografica, adesso scriviamo a Stoccolma, vediamo se riusciamo a fare una modifica, e noi ci ascoltiamo un'altra canzone, e vi anticipo che fra poco ci sarà Valentina Lodovini con noi, intervistata da Chiara, per parlarci del suo ultimo film. The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino su Fredfin Radio. Sono insieme a Chiara perché fra poco abbiamo un ospite, vero Chiara? Sì, la protagonista assoluta, direi, di Cambio Tutto, il nuovo film di Guido Chiesa, una commedia che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 18 giugno. Sarebbe dovuta uscire il 5 marzo, poi sappiamo tutti quello che è successo, quindi si è optato per questa uscita digitale. È una commedia che è un remake di un film spagnolo, poi messicano, poi cileno, ne hanno fatti vari, dal titolo Una mujer sin filtro, una donna senza filtri. In realtà è la storia di una quarantenne che subisce tutto e tutti nella vita, un compagno che
la sfrutta tantissimo, un ex che, ecco, le fa compagnia ma che poi non prende posizioni, una sorella che fondamentalmente pensa solo al proprio gatto e alle proprie uscite di testa, un'amica che parla tanto ma non l'ascolta. Ecco, tutte queste cose arrivano ad essere troppo per Giulia, la protagonista interpretata da Valentina Lodovini. È diciamo un luminare, una specie di santone olistico, Steve Bianconi, interpretato da Neri Marcorelle, da delle goccette che scoperchiano il vaso di Pandora, e quindi tutte le cose che non le stanno bene incominciano a essere effettivamente non andarle bene, e lei incomincia a dichiarare in maniera abbastanza violenta quanto queste cose non le stiano bene. E inizia poi, ecco, da questo, diciamo, questa esplosione, poi inizia un processo di cambiamento, che ci riguarda un po' tutti, perché quello è lo spunto di riflessione per riprenderci un po' tutti la nostra vita. Quindi una commedia leggera che però c'ha quello spunto in più, che è disponibile quindi da oggi. Ne parliamo fra poco con la protagonista in persona, Valentina Lodovini, dopo questa canzone. Fretty Radio, sono Chiara Nicoletti, siamo a The Soup of the Day, ve l'avevamo annunciato, ho con me Valentina Lodovini, straprotagonista di Cambio Tutto, disponibile su Amazon Prime Video dal 18 giugno. Benvenuta. Ciao, ciao. Allora, come diceva Guido Chiesa nelle note di regia di questo film, Giulia è tante donne in una. Come descriveresti Giulia e come descriveresti Cambio Tutto? Che domanda difficile. Giulia, dici tante donne in una, ma non lo so, invece per me Giulia, cioè, è una donna che ha a che fare con tanti aspetti, sia suoi, no? Personali, umorali e di personalità, che col mondo che la circonda, ma in realtà non è, cioè non c'ha più personalità. Ma l'uomo la vede come una che ha capito che ha più personalità, questo è fa il succo. No, beh, Cambio Tutto, non so bene come descriverlo, è un viaggio, credo che sia un viaggio all'interno anche di se stessi, no? Di una persona che è molto in gamba, perché Giulia è tanto in gamba, cioè comunque è una persona indipendente, realizzata dal punto di vista professionale, no? Con amici, con compagni, con ex compagni, con le sorelle, cioè c'ha tutto un mondo intorno, non è emarginata in qualche modo di turno, però probabilmente ha paura, ha molta paura, probabilmente insicura, ha una personalità, un animo, come dire, docile, no? Buono, di cui gli altri si approfittano. E ad un certo punto tutto questo non le fa più avere spazio, non le fa più avere terreno, non c'è più se stessa, cioè sta troppo dietro alle esigenze, ai bisogni, ai desideri, ai capricci di tutti gli altri, e dice ora basta. Ora basta, e come accade, cioè i cambiamenti comunque subiscono, fanno anche paura, nonostante fanno parte della vita di tutti, fanno anche molta paura, per cui c'ha la prima reazione di perdita totale del controllo con se stessa e con gli altri, perché è una cosa che non sa gestire, no? Cioè era una cosa, cioè la vecchia Giulia e la nuova Giulia in qualche modo. E c'è quella di mezzo che fa anche danni, che si fa anche del male, perché poi soffre. cioè sta male anche lei, non soltanto in qualche ferisce, perché in qualche modo si sente, perché dice ora basta, ora in qualche modo comando io, e sicché perde il controllo, ferisce gli altri, ferisce se stessa, non ci si ritrova, e quindi c'è un'ulteriore fase in cui si avvicina, tenta disperatamente di capire ciò che vuole. Io lo trovo di una bellezza disarmante, perché non è così scontato sapere ciò che si vuole, no? O ciò di cui si ha bisogno. In più ne parlavo con Guido, dicevo che spesso si scopre poi, come scopre Giulia, che delle azioni delle persone nei nostri confronti siamo noi ad azionarle, scusa il gioco di parole, che quindi bisogna, ecco, rendersi conto di questo per cambiare. Ma perché la nostra vita dipende da noi. Questo è, e forse ciò che manca, forse, che andrebbe in qualche modo inculcato molto di più, è che siamo responsabili della nostra felicità, che sembra una cosa retorica, banale e sciocca, però poi alla fine invece ha un valore, no? Forse dovremmo chiederci anche più spesso: è più importante avere ragione o essere felici? Perché a un certo punto Giulia si incaponisce anche, no? In qualche modo per avere ragione, e poi molla tutto perché dice penso a me. E quindi è un grandissimo messaggio, un bel messaggio.
spesso i film per un attore sono un po' catartici, anche personalmente. Ecco, quanto ti ha fatto bene Giulia e cosa hai capito attraverso questo percorso? Tanto, tanto. Cioè, ho incontrato il progetto in un momento della mia vita molto, molto delicato, molto, molto fragile di cambiamento proprio interiore mio come donna. Durante mi sono trovata a reagire di fronte a situazioni, magari alcune nuove, alcune che mi erano già capitate nella vita, ma a reagire in maniera totalmente diversa, e questo ha portato poi ad un'altra Valentina, probabilmente più matura anche più donna in qualche modo. Quindi c'è come stato un passaggio tra la bambina e la donna, secondo me, prima del film, durante il film e col lockdown, perché poi in qualche modo, cioè, il film è cominciato a settembre, doveva uscire a marzo, e io lo metto, no, è un'esperienza fino ad oggi per me, per cui ovviamente anche ciò che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ha portato a, non so bene come definirlo, però sicuramente una maturità, quello sì, a dare valore e priorità ad altre cose, a lasciare andare, non lo so, c'è una cosa molto bella che mi ha dato l'esperienza del set, che è stata carica di una molteplicità di cose belle e brutte, del fare attenzione, non mi chiedere come mai, perché forse non è manco legato al film, però dare attenzione a ciò che si ha piuttosto a ciò che non si ha. Ed è bello comunque, no? Cambiare, avere questo tipo di pensiero in qualche modo, essere più concentrati, sì, ovviamente ci sono delle mancanze, però anziché attaccarsi a quello, partire da ciò che si ha e che ti rendono comunque più serena, indubbiamente. Una cosa che mi piace del film è che, pur ovviamente essendo una commedia che anche di stampo un po', mi è sembrato anche un stampo un po' americano, anglosassone, per certe cose che esagera magari certi aspetti di carica, però ti pone lo spettatore, quindi donne che si vedono in Giulia, ma anche uomini, dal punto di vista di Giulia, e quindi certe alcune sensazioni di oppressione delle volte che lei vive sono finalmente chiare, cosa che quando queste donne o queste persone le guardi dal di fuori non vedi. Quindi tendi finalmente, paradossalmente, a darle ragione, perché le vedi le cose come le vive lei, finalmente. Vedi la squalifica, perché spesso si tratta di essere squalificati, no? Perché non si è ascoltati, perché non si è visti, perché non c'è l'opportunità di un confronto. E quindi, secondo me, vedi la squalifica, e in quello ti riconosci innanzitutto, perché ognuno di noi comunque la vive quotidianamente, o comunque l'ha vissuta. Appunto, come dici tu, uomini e donne, vedi la lotta, quella un po' troppo sulle difensive, quindi vedi la guerra contro il mondo, che ci è capitata credo pure quella a tutti, e poi vedi un po' il ristabilire le regole, il mettere dei paletti, dei confini, dei limiti, sì, che è interessante questo, secondo me. È interessante anche il discorso che facevate in conferenza stampa sul confronto con le generazioni più giovani. Ecco, tu come ti poni? Perché anche noi nel nostro mondo è complicato cercare di entrare nei loro panni, non entrare in competizione. Questo è difficile, perché neanche a noi è stato dato quanto ci spettava, e quindi c'è questa sensazione che ci stanno levando qualcosa. Allora, io personalmente non lo vivo. Cioè, proprio è una cosa che non ho mai vissuto e che non vivo, ma te la fanno sentire gli altri, quello sì. E a volte diventa frustrante, molto, che sia l'età, no? Quindi in questo caso, che ne so, 40-20, o che sia un modo di approcciarsi alle cose che fai, al come le fai. Ovviamente nella vita bisognerebbe privilegiare sempre l'equilibrio e l'incontro tra... però, boh... il linguaggio che in cui ci troviamo adesso, quindi in qualche modo, se così possiamo dire, che appartiene ai giovani, è molto molto veloce, e questo è pericoloso, secondo me, perché ne va a discapito della qualità, cioè la quantità prevale sulla quantità, ad esempio, no? E questo andrebbe assolutamente modificato, però allo stesso tempo magari la mia generazione, ormai mi ci metto dentro, magari è così pignola nei confronti della qualità che può diventare poi pesante in qualche modo, no? Può diventare eccessivo, sicché è bello l'incontro, è bello da chiunque c'è da imparare sempre. Allora
no? I vent'anni possono imparare da noi e noi comunque anche da loro. Sarebbe bello ci fosse rispetto, questa è la cosa principale, che questo un po' manca, sicuramente questo sì. Io sono fiera di essere, cioè la mia generazione è una generazione che porta molto rispetto anche a chi c'è stato prima, chi gli è grato anche a molte battaglie che sono state combattute, per le quali magari siamo qui adesso a parlare io e te, o anche semplicemente l'età. No, adesso oltre alla velocità c'è anche quello che magari i giovani non si pongono come, no, non tutti, però c'ho qualcosa da imparare, ecco, questo, e questo andrebbe regolarizzato. Allo stesso tempo stanno facendo molto, poi i giovani sono il futuro, pensa a tutto ciò che stanno smuovendo relativamente al problema legato al surriscaldamento globale, viene da loro, c'è solo che da dirgli grazie e unirsi a loro, no? O anche le vicissitudini, quelle più recenti, quelle che ha scatenato l'uccisione di George Floyd, comunque partono da persone giovani che dicono no, basta così, no, siamo uguali, e questo è magnifico, e dobbiamo seguirli noi, perché in questo noi siamo stati molto più vigliacchi forse, no? Più pigri, anche quelli che in qualche modo si sono esposti, però con meno azione i giovani stanno agendo, sì, che questo è bello, toccherebbe integrarsi. Cambio tutto è un film su una donna che cerca, che si riprende un po' la sua vita e i suoi equilibri della sua vita. Come torna però? Io mi chiedo sempre. Stai spoilerando? Ah, scusa, giusto. Non si può dire. È vero, è vero, è vero. No, però allora cambio domanda: e cosa ti auguri per Giulia e per le donne che cercano, e non solo le donne che cercano un attimo di ristabilire un po' gli equilibri della loro vita? Che mettano se stesse al primo posto, proprio io sono la numero uno, ma per chiunque, no? Veramente l'amore per se stessi prima di tutto, io il numero uno, poi il numero due può essere un compagno, una compagna, la famiglia, il lavoro, essere è la cosa più banale del mondo, mi sento parecchio un po', voglio la pace nel mondo, ma essere noi senza paura. Che è difficilissimo, però essere noi senza paura, ricordandosi che bisogna prenderci cura di noi, perché questo ci dà l'energia per poi fare tutto il resto, no? Cioè, voglio dire, se sei insoddisfatta di te stesso, della tua vita o del tuo mondo, è un caos che ti rende infelice, che ti rende frustrata, che ti rende arrabbiata, che ti rende rancorosa, che ti rende... E invece no, stare, prendersi tempi, io detesto chi brucia le tappe, però perché le cose hanno i loro tempi, e mi auguro che in qualche modo Giulia trovi questo, si fidi più di sé, ecco, si giudichi meno anche, e è quello che credo, che sarebbe tutto un po' più semplice se l'essere umano fosse a posto con i propri limiti, con le proprie, tanto ce l'abbiamo tutti, i difetti, le cose, insomma, no? E anche più tolleranza, lo dicevo prima, io ho sempre pensato che tollerare è meglio che amare e credo che mai come in questo momento sia necessario. Fondamentale. Grazie Valentina Radovini per essere stata con noi a The Soup Pod Day. Cambio tutto, disponibile su Amazon Prime Video. In bocca al lupo. Crepi! Ritorna una delle mie rubriche preferite, quella condotta dalla Prudenzi, che si chiama Fred Divi, che poi noi a volte facciamo diventare divissimi o star. I nomi che ci segnala Angela oggi, che mi ha già detto in anteprima, sono secondo me particolarmente azzeccati, come tutti del resto quelli che sceglie, perché ci pensa la Prudenzi, non è che li fa così, dice adesso ne dico due. In realtà c'è veramente un parallelo fra questi due personaggi. Chi sono? Sono Marlon Brando e Johnny Depp. Marlon Brando, nato il 3 aprile 1924, Johnny Depp il 9 giugno 1963, 39 anni a separarli e un film a unirli, Don Juan de Marco, Maestro d'amore. Film meraviglioso, secondo me, io lo amo da impazzire. Marlon Brando interpreta uno psichiatra che ha pochissimi giorni per tentare di salvare la mente di un giovane ragazzo, che è Johnny Depp, che crede di essere Don Giovanni, cioè uno che racconta di aver conquistato non si sa quante donne. In questo scambio tra i due, il più grande, cioè Marlon Brando, riceve comunque una lezione che si porterà dietro nella vita privata, ritrovando un rapporto con la moglie che nel film Faye Dunaway, che sembrava stesse per finire, per appunto per annullarsi, no? E è bellissimo la sintonia che c'è tra questi due mostri del cinema, è davvero
davvero incredibile. E sintonia che poi è sfociata in una vera amicizia, perché sono stati molto legati anche successivamente. E però a legarli c'è anche il fatto che secondo me sono due divi che, insomma, di follie ne hanno fatte. Sono due col sangue caldo. Anche Marlon Brando da giovane, insomma, non lo teneva nessuno, è stato implicato in scazzottate, in risse, e Johnny Depp, sappiamo, insomma, ha cominciato sfasciando camere d'albergo e è finito sotto accusa dall'ultima moglie Amber Heard, che insomma è ancora in corso un processo, quindi non possiamo dirlo, insomma, che sostiene di essere stata picchiata da lui. Quindi, diciamo, due teste calde, però due grandi attori, secondo me, entrambi. Certo, Marlon Brando inarrivabile, anche perché, insomma, per me è la creatura più erotica che abbia mai attraversato lo schermo. Non che Johnny Depp sia da meno, ho già dichiarato apertamente il mio amore, quindi lo rinnovo. Però insomma, hai dimenticato la bicicletta con Johnny Depp, chissà cosa dimenticavi con Marlon Brando. Tutto completamente, insomma, perché e poi, insomma, diciamo, entrambi una vita sentimentale piuttosto, esatto, vivace, come dire, no? Ecco, Marlon Brando ha avuto donne bellissime, insomma, sì, ha avuto flirt con Ursula Andress, con Grace Kelly, con Marlene Dietrich, con Rita Hayworth, Ava Gardner, Ingrid Bergman, insomma, cioè proprio qualche nome così, qualche sconosciuta, giusto qualche nome buttato là, ecco. Però anche Johnny Depp, insomma, ha avuto la fidanzata storica Winona Ryder, e poi Kate Moss, Vanessa Paradis, insomma anche lui, diciamo, che si è comportato bene nel corso della sua carriera. Però certo, le chance che ha avuto Marlon Brando non le ha avute Johnny Depp, perché insomma c'è un mondo in mezzo. Insomma, è chiaro che Marlon Brando appartiene al momento in cui il cinema americano ha dato il meglio di sé, quindi era facile che potesse, come dire, segnare la storia del cinema, mentre è ovvio che Johnny Depp si è ritrovato ad avere una carriera lanciata in un momento in cui andavano molto di più i blockbuster che i film d'autore, anche se lui ha lavorato con Tim Burton e è stato in qualche modo, come dire, l'attore feticcio, per riprendere la parola che hai usato tu, di Tim Burton. E poi, insomma, ricordiamo anche la saga dei pirati, che lo ha lanciato definitivamente nei panni di Jack Sparrow. Però, insomma, Marlon Brando, Dal mio corpo ti appartiene, un tram che si chiama Desiderio, Fronte del porto, Il selvaggio, Sayonara, I giovani leoni, insomma, non ne posso neanche dire tutti per quanti ne ha fatti, tutti film meravigliosi. Ha vinto due Oscar, uno per Fronte del porto, l'altro per Il padrino. Impegnatissimo dal punto di vista politico, se ti ricordi, mandò a ritirare il premio una giovane nativa americana per ricordare al mondo che cosa era stato, che era stata la politica contro i nativi americani, e un tipo di atteggiamento che continuava, perché insomma sono tutt'oggi nelle riserve, e quindi con quel gesto volle far capire che lui era dalla parte dei nativi americani. E poi ricordo solo un altro titolo, Ultimo tango a Parigi, perché ne parleremo tra poco. Ah, va bene, grazie Angela, che sono come sempre questi appuntamenti, questi spazi che mettono a confronto un divo di oggi e un divo di ieri o ieri l'altro, sono sempre molto interessanti. Siamo nel Prime Month e non potevamo che continuare a condividere, a omaggiare la comunità LGBTQ+, e come potevamo fare? Unendo le rubriche, fondendoci, e oggi lo facciamo unendo Fred Soundtrack con Fred LGBTQ+, e quindi, visto che è un esperto di musica ed è un esperto di film a tematica LGBTQ+, Angelo Acerbi con me, Acerbi Nicoletti. Eccoci qua, buongiorno Nicoletti, da parte di Acerbi. E ti è piaciuta questa idea di unirci, di è vero, condivisione, no? Diciamo sempre amore, condivisione, quindi come
trovare un altro modo per unirci, anche se virtualmente, che noi non ci vediamo da un bel po', caro mio Angelo, però ormai certo, facciamo coppia fissa con le rubriche, fondendo le rubriche. Fred Soundtrack, per chi ci segue ormai sa come funziona. Questa volta abbiamo scelto un film che è stato al carissimo 47esimo Festival di Cannes in Uncertain Regard, quindi non la sezione principale, ma comunque una sezione degna di nota. Il film è Priscilla, la regina del deserto, un film australiano del 94 che si è anche portato a casa un bel premio Oscar, diretto da Stephen Elliott. Non so se Angelo tu eri e c'è anche un musical omonimo, quindi forse sarebbe stato anche degno di un Fred musical. Ah, ma possiamo poi riprenderlo, hai tanto di cose. Io lo riprendiamo. Ce ne sono milioni e miliardi, certo. Quindi approvi questa fusione per Priscilla? Sì, sì, decisamente sì, anche perché visto che siamo nel Pride Month, è un film che è epocale, diciamo, seminale per la comunità LGBT, anche perché è uscito in un periodo in cui i film LGBT non erano tantissimi e non c'erano nel mainstream delle commedie che fossero celebrative senza essere denigratorie, cosa che questo era, quindi aveva un'importanza notevole. E qui i protagonisti sono una transessuale e due drag queen, che sono artiste, quindi che si esibiscono in famosi gay bar di Sydney. L'ho detto che è un film australiano? Sì, va bene, se non l'avevo detto, ecco che. Angelo, perché è prima di arrivare alla scena che evochiamo, perché è importante Priscilla? Racconta e descrive la vita di queste tre artiste della comunità LGBTQ+, in un modo molto spiritoso, molto divertente, molto reale, e senza crearne una favola e senza crearne una parodia. Queste tre si imbarcano su un pullman che viene chiamato Priscilla in un viaggio. Appunto, infatti, stavo per dirlo, mi raccomando, non è una delle protagoniste, no, Priscilla, ma è un mezzo di trasporto. E partono da Sydney per arrivare fino a Alice Springs, dove una delle tre dice alle altre due di aver trovato un ingaggio per 4 settimane di spettacoli. Il motivo per cui fanno questo viaggio, poi oltre allo spettacolo che ci sarà e all'ingaggio che ci sarà, si svela man mano che il film va avanti. C'è un motivo per cui queste tre devono andare proprio ad Alice Springs e proprio in quell'albergo di quel casinò. E alla fine il viaggio è un viaggio rocambolesco, ovviamente incontrano personaggi abbastanza strani, particolari, il pullman si rompe più volte, subiscono l'omofobia dell'outback australiano, che non è esattamente un territorio con grande elasticità mentale, neanche un territorio facile da vivere, dove quindi la vita è abbastanza rude, e loro si presentano in villaggi sperduti, vestite in modo favoloso e splendido, suscitando un po' di, a volte, ilarità e a volte violenza. E per questo che dicevo prima che il film è molto realistico, pur essendo celebrativo di questa diversità, però non è una fiaba senza contatto con il reale. E poi alla fine di questo viaggio rocambolesco, con mille intoppi, arrivano finalmente ad Alice Springs a svolgere il loro spettacolo. Esatto, a proposito di, ecco, la fine, innanzitutto non abbiamo detto che i protagonisti sono Terence Stamp, Hugo Weaving e Guy Pearce, e appunto a proposito di fine, diciamo, sveliamo che in questo caso, visto che appunto c'è anche un omonimo musical, lascia intendere che avremmo avuto tante scene da evocare e da scegliere, ma abbiamo deciso di celebrare Priscilla con la sua fine, ecco, sì, questo... Uso il termine fine, sì, per evocare il brano che stiamo per ascoltare. Con il pezzo che non è il pezzo finale, ma il pezzo musicale penultimo, diciamo. Il brano che loro usano per fare lo spettacolo in questo casino, che è uno spettacolo sfarzosissimo, dove loro cambiano costumi 3 volte e hanno dei costumi super elaborati, illuminati, colli che si muovono, con le code, così. Alla fine evocano la Sydney Opera House, che tutti conosciamo, quella fatta a vele, che sembrano 3 vele, loro hanno un vestito che ricorda questo edificio, e la canzone oltretutto
ha un motivo anche di contenuto, perché intanto è un classico della disco e si sa che la disco music e la comunità LGBTQI vanno a braccetto e anche tantissimo. E lo dice il DJ che c'è in te. E lo dice il DJ che c'è in me, esatto. E poi è un pezzo di Sex Pennison che si chiama Finally, che praticamente è una che racconta che finalmente ha trovato l'uomo della sua vita, ha trovato quello che la ama, che è un po' quello che succederà a una delle tre in quel momento, quella che meno se l'aspettava di poter trovare ancora dell'amore e alla fine lo trova. Quindi c'è anche un senso in questa scelta, in più è un pezzo bellissimo, e quindi cosa vogliamo dire? E quindi me la canti? Add a Pod Day, Angelo in Finally? Lasciamo Sex Pennington che canta molto meglio di me, diciamo, ecco. E quindi ascoltate, e se non l'avete visto, vedete Priscilla, la regina del deserto, Fred Soundtrack, Fred LGBTQ+, Chiara Nicoletti, Angela Cerbi, Finally. E come sempre arriva la nostra Angela Prudenzi che ci racconta cosa possiamo vedere alla TV questa sera. Siccome questa è la settimana di Alberto Sordi, allora io un ultimo titolo ci tengo a segnalarlo. Cine 34 alle ore 21:10, Polvere di Stelle, anche perché Polvere di Stelle è un film che Alberto Sordi ha anche diretto, e accanto a lui troviamo Monica Vitti, altra grandissima interprete della commedia, e non solo, ma insomma soprattutto di commedia, coppia stupenda sullo schermo, loro sono due attori di avanspettacolo che si arrabattano in giro per l'Italia, una compagnia scalcinatissima e insomma piuttosto triste, e anche un omaggio all'avanspettacolo che Alberto Sordi aveva praticato come attore all'inizio della carriera, insomma, quindi era un omaggio che aveva voluto veramente offrire, e quindi insomma mi sembra giusto che ce lo ricordiamo una volta anche come regista di un film. L'altro invece, insomma, questo è il titolo secondo me da non perdere, ore 23:30, Sky Cinema, Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Insomma, credo che non ci sia neanche bisogno di spiegare per quale motivo questo film va visto. 1972, esplode il caso Ultimo Tango, in Italia succede di tutto, fioccano denunce, il film viene ritirato, vengono addirittura bruciate tutte le copie, fortunatamente se ne salva una che ci permette ancora adesso di vederlo. La storia è quella dell'amore tragico tra Paul, un meraviglioso Marlon Brando, chi si può dimenticare quel cappotto color cammello che porta in una maniera divina, e tra Paul e Jean, interpretata da Maria Schneider, e poi accanto a loro anche Jean-Pierre Léaud e Massimo Girotti. Film che ha segnato veramente un'epoca, perché fa a pezzi tanti preconcetti, perché è un film in cui l'erotismo esplode sullo schermo, è un film che si scaglia contro i ben pensanti, contro la famiglia tradizionale, è anche un melodramma tragico, per cui insomma a tutti le stimmate per essere il film di culto che è che sarà sempre. Insomma, io amo molto Ultimo Tango a Parigi, che poi Cinema, ore 23:30, sul quale comunque poi anche di recente erano usciti delle polemiche, no? Sul fatto che qualcuno ha detto che Maria Schneider in qualche modo era stata così costretta, sì, obbligata, sì, addirittura c'è chi ha detto che l'abbiano costretta a subire veramente insomma il rapporto, cosa che insomma mi sembra assolutamente impossibile. Ora non so cosa pensi tu, però credo che violentare qualcuno su un set con una troupe lì, ora è chiaro che quando sono scene erotiche la troupe è sempre ridotta al minimo, no? Ci sono sempre pochissime persone per tutelare anche l'intimità di chi si espone, questo è giusto, però insomma ora forse una forma di, lei può aver sentito una forma di violenza, perché ad invitarla a girare una scena forte possono essere state due persone più grandi di lei, di cui lei ha sentito il peso psicologico, questo posso arrivare
a capirlo, ma che possa essere stata realmente violentata, insomma, mi sembra di poterne dubitare. Sì, credo anch'io che sia così. Ecco, detto questo, è incredibile che ancora dopo tanti anni non si parli di questo film, a parte che poi quella questione lì della violenza è venuto fuori probabilmente in seguito a tutto il discorso del Me Too e di Weinstein eccetera, che poi tutti sono venuti fuori un sacco di casi di cui nessuno aveva parlato prima, che poi non sapremo mai se sono reali o se non lo sono. Va bene, quindi questa sera Cine 34 21:10 Polvere di Stelle, oppure Sky Cinema 23:30 Ultimo Tango a Parigi. Se non l'avete visto, vi consigliamo di andare a Parigi. Va bene, grazie ad Angela, noi continuiamo con un'altra canzone. E siamo finalmente arrivati alla chiusura, non perché siamo stufi di stare con voi, però insomma è stata una puntata bella intensa, per cui adesso io vado a fare colazione, che non ho ancora fatto, non so voi. Beh, io vado al lavoro, di corsa. Infatti, salto pranzi, cena, colazione. Invece secondo me Angela al Lido chissà che cenette si fa lì, di pesce, di cose buone. Ma buonissime. Guarda, cenette, sì, è vero, pesce molto buono. Però sto dando anche un'occhiata alle diete delle dive, insomma, magari la prossima volta ne parliamo, perché sto studiando la situazione. Dieta. Infatti, guarda, dovremmo alternare Fred Semagna a Fred in dieta, perché così uno diamo delle informazioni equilibrate. La prossima settimana io vi racconto che cosa mangiano le star. Bene. Cosa non mangiano, ecco. Che forse è meglio. Faccio prima. Mi interessa molto, va bene, dai. Chiudiamo qui il nostro appuntamento di oggi. Grazie a Chiara, grazie ad Angela, grazie ad Angelo, grazie a Valentina Lodovini, grazie a chi anche, insomma un po', grazie a Sissi Penniston e a Finally, insomma a tutti quelli che hanno partecipato a questa puntata. Noi finiamo qui il nostro appuntamento, ritorniamo domani comunque a partire dalle 10 come ogni giorno per tenervi compagnia nel nostro appuntamento quotidiano. Grazie anche ovviamente a Davide De Benedetti che si è occupato della parte tecnica. Ciao. Grazie, ciao Angela, ciao Chiara. Ciao Angela, ciao. Ciao Chiara, ciao Angela. Ciao a tutti. Ciao. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on air Festival of Venice. Fred Film Radio, z vami są Borg Kutersik. Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska. Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.